Nel prossimo blocco vediamo le news dello scorso mese della casa automobilistica DS Automobiles del gruppo PSA. Lusso con connotazioni rock, look classico ma decisamente provocatorio, aspetto vintage che nasconde tecnologie moderne. Tutto questo è Café Racer, un concetto che si espande oltre l'ambito motociclistico per contaminare l'universo della moda, del lifestyle, della letteratura. DS3 Café Racer ne è l'interpretazione automobilistica, con una serie limitata, inconfondibile per le decorazioni realizzate da BMD Design. Sul tetto tinta crema Parthenon è applicata a mano un'opera vintage, richiamata da beige e decorazioni sulla carrozzeria. Elementi nella stessa tinta del tetto contrastano con i colori disponibili per la carrozzeria. Dettagli raffinati all'interno ed equipaggiamenti tecnologici d'avanguardia completano DS3 Café Racer, disponibile anche in Italia con motori PureTech e Blue HD, a prezzi da 23.700 a 25.850 euro. Camaleontica e irrefrenabile, DS3 si lancia contemporaneamente in una interpretazione del concetto di Black, declinandolo in accessori valorizzanti e dettagli delle lavorazioni artigianali. Il nero perla della carrozzeria mimetizza la texture applicata a mano, che riveste tetto e spoiler posteriore e che richiama la squamatura di un rettile. Intanto continua la fase di lancio di DS7 Crossback. Il pubblico convenuto nei DS Store e DS Salon durante la Open Week di maggio ha beneficiato di un long test drive di 24 ore, indispensabile per apprezzare appieno tutte le qualità dell'auto. Ora l'attesa è volta al Salone di Parigi, dove sarà presentata anche la prima DS 100% elettrica. Si attua così la strategia annunciata dal marchio francese di proporre esclusivamente versioni elettrificate a partire dal 2025. Il manifesto della strategia è rappresentato da DSX E-Tense 2035. Una sfida avveniristica, un modello a cui ispirarsi, forse un sogno. Solo l'immaginazione poteva disegnare le linee di una dream car con un livello di raffinatezza mai raggiunto prima. DSX E-Tense sarà la fantasia del lusso automobilistico per il cliente del 2035, quando saranno trascorsi esattamente 80 anni dalla presentazione al pubblico di DS19, che a sua volta aveva fatto pensare a un'auto proveniente da un'altra dimensione. A vantaggio della strategia prodotto di DS Automobile concorre anche l'esperienza nel campionato mondiale di Formula E. I due Prix disputati in maggio a Parigi e Berlino hanno visto Sam Bird conquistare il podio nella gara francese, lasciando immutate le sue chance di vittoria del campionato, che ora lo vede al secondo posto nella classifica piloti.